Non c'è niente come andare al cinema. È un luogo in cui condividere con gli altri qualcosa di più grande della vita. È buio. Guardi solo davanti a te. Quando inizia il film è a quel punto che ha luogo la vera magia. Sono andata al cinema alle 10 del mattino. Per me era impensabile, voglio dire, chi va al cinema alle 10? Ma ho trovato leggerezza, tragedia e narrativa. E l'aspetto più sorprendente è che ho sentito la presenza del regista. Era come se mi indicasse quali dettagli notare. Siamo stati tutti bambini, tutti a 8-9 anni siamo rimasti inchiodati alla poltrona di un cinema, incantati davanti a quello schermo enorme. C'è un non so che di magico. Entri in una sala buia, impari delle cose e quando esci ti sembra di aver vissuto un'esperienza mistica. Se vuoi una finestra sul mondo, se vuoi capire l'umanità in un dato periodo storico, allora guardati un bel film. Il cinema mi dava la sensazione di essere di più del semplice ragazzino che ero. Mi convinse del fatto che avrei potuto fare un sacco di cose e che, se fossi andato nella giusta direzione, forse sarebbe accaduto ciò che desideravo, perché è così che succede nei film. What is it? The stuff that dreams are made of. Huh? Il gigante mediatico Ted Turner ha deluso molte persone per quello che sta facendo ad alcuni grandi film di Hollywood. Ha recentemente acquistato i titoli della MGM e ora sta aggiungendo il colore ai film in bianco e nero. Colorare o non colorare, dice Ted Turner. È una mia scelta. A quanto ricordo sono di mia proprietà, quindi sto lavorando sui miei film. Diciamo che un uomo molto ricco ha comprato tutti i film fatti a Hollywood. Ha radunato lo staff e ha detto: prendete tutti i film in bianco e nero e colorateli coi nuovi computer. Ci furono problemi di diritti d'autore, causati dall'alterazione delle pellicole. Prima fra tutte la coloritura. Non mancarono le controversie tra i registi, i padri degli originali e gli studi che volevano introdurre i film in bianco e nero nella nuova generazione, rendendoli più appetibili attraverso il colore. La questione della coloritura fu il combustibile che infiammò le personalità del cinema. Registi, direttori della fotografia, persino gli attori. Erano tutti inferociti a causa di quei cambiamenti drastici, soprattutto perché erano stati toccati i grandi classici. I film sono tasselli della nostra storia culturale e come tutte le rappresentazioni storiche di chi e cosa eravamo, meritano di essere preservati nella loro forma originale. La sala delle udienze del congresso era stracolma di personaggi del calibro di Jimmy Stewart. Mr. Smith era venuto a Washington. Ho assistito a questa scena meravigliosa in mezzo ai grandi miti. Signori, questi film sono stati manomessi. E io desidero dichiararmi contrario a questo scempio. La biblioteca del congresso pensò che se i film del paese fossero stati onorati dal governo americano, sarebbe stato più facilmente riconosciuto, ufficializzato e preservato il loro valore artistico e culturale. Oggi il congresso ha approvato il cosiddetto National Film Preservation Act. A quel punto intervenne il congresso e la partita iniziò a farsi interessante. Quello fu il punto di partenza del National Film Registry. Il National Film Registry è una lista di film di rilevanza culturale, storica ed estetica segnalati alla Biblioteca del Congresso da un comitato composto da membri illustri. Pensate che ogni anno viene proclamata la giunta al registro di 25 titoli. Nel 1989, l'anno della prima assemblea del comitato, ci si concentrò in particolar modo sulla questione dei diritti d'autore. Dopodiché certe tematiche andarono rapidamente scomparendo, per lasciare il posto al problema della tutela, cioè a quali film dovesse essere conferito il sigillo del Comitato Nazionale della Preservazione dei Film.
Questo intervento ha un valore inestimabile perché accresce la consapevolezza della ricchezza del nostro patrimonio cinematografico. Non è soltanto l'ennesima lista di grandi film. È un modo di dire all'America e al mondo che questi film contano. I film americani ci dicono molto sulla storia degli Stati Uniti. Raccontano innanzitutto esperienze di uomini diseredati, immigrati, di gente a cui manca qualcosa. Vivevo ancora a Hong Kong quando ho visto quel film. Ero un ragazzino. Mi ha dato un'idea precisa di come fosse l'America. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is all right in America. If you're all white in America. Il testo della canzone affronta in modo sarcastico la situazione degli immigrati in America. Quel film ebbe una forte influenza su di me ai tempi. Credo di averlo visto almeno 5 o 6 volte di fila. C'è anche da dire che ero cotto di Natalie Wood. You never really understand a person until you consider things from his point of view. Sir? Till you climb inside of his skin, walk around in it. Gregory Peck, a mio avviso, rispecchiava per molti versi l'idea che avevo del mio paese. In this country, our courts are the great levelers. In our courts, all men are created equal. Quella è l'America che mio padre rispettava di più. L'America dei personaggi che Gregory Peck portava sullo schermo. Devo dire che mi identificavo molto in quei ragazzini. Mi scendevano le lacrime. In realtà mi scendono ancora oggi. Rappresentava il padre comprensivo, l'uomo con una relazione di forte empatia con suo figlio. Molti avrebbero voluto un padre così. E come dargli torto? Io avrei voluto un padre così. Le caratteristiche dei personaggi dei suoi film appartenevano anche a lui. In tutti i film, ogni ruolo che interpretava era caratterialmente simile al suo, o perlomeno a come avrebbe voluto essere. È un altro tipo di onorificenza, diversa dall'Academy Award. È una specie di somma di premi perché ti dice che quel film ha superato la prova del tempo. Mi sono emozionato moltissimo con quella scena. Ho pianto, lo ammetto. Is this the year you can't hear on? George Bailey, I'll love you till the day I die. I'm going out exploring someday. You watch. E ho pianto quando Jimmy Stewart la afferra mentre stanno ascoltando insieme il telefono. Quello è un take unico, non ci sono tagli. La prende e dice: I don't want any plastics, I don't want any ground floors, and I don't want to get married ever to anyone. You understand that? I want to do what I want to do. And you're... George. È il mio film preferito, perché è un film che celebra il valore della vita. E niente più importante dell'apprezzare il valore delle nostre vite e di quelle degli altri. I film devono essere esperienze. Quello che c'è fuori dallo schermo invece è la vita reale. Un fotogramma può essere tutto quello che desideri che sia. Alcuni film aprono la porta del mondo dei sogni, forse i musical più di qualunque altro. Ti sradicano immediatamente dalla realtà e questo miracolo può accadere soltanto nei sogni. Non significa che non ne valga la pena. Anzi, vi dirò che per quanto mi riguarda è imprescindibile poter vivere un sogno. It's not a place you can get to by a boat or a train.
Guardavo Il Mago di Oz ogni giorno quando avevo 2 anni. Il problema è che percepivo quel film come realtà e fu difficilissimo farmi capire che non ci potevo entrare. È una meravigliosa storia universale. Il Mago di Oz prende la realtà che vediamo all'inizio del film e la trasforma in mitologia. Ogni grande racconto ha una sorta di mito. Tap your heels together 3 times and think to yourself, there's no place like home. È il mio film preferito ancora oggi, ma non ho mai capito perché Dorothy volesse per forza tornare a casa. Perché tornare nel Kansas quando avrebbe potuto vivere con le scimmie volanti e le streghe? Ogni volta che la vedevo tornare in quella noiosa fattoria mi dispiaceva tanto per lei. This was a real, truly live place. And I remember that some of it wasn't very nice, but most of it was beautiful. Sono un'appassionata di fantascienza, fantasy e horror. La narrativa speculativa ci ha permesso di capire meglio chi fossimo. Prendiamo ad esempio l'invasione degli ultracorpi. È una grande parabola sul periodo maccartista e la paura rossa. They have to be destroyed, all of them. They will be, every one of them. We're gonna have to search every building, every house in town. Men, women and children are gonna have to be examined. We've got some phoning to do. Attraverso quel film, i filmmaker sono riusciti a farci arrivare un messaggio, senza però dichiararlo apertamente. Inizialmente quei film erano rilegati a essere di serie B, se non Z. Non erano acclamati dalla critica, né avevano un grosso successo commerciale. Non sono un fan della fantascienza di per sé, quanto piuttosto del cinema che crea dei mondi, che mette in scena un grande universo alternativo nel quale rifugiarsi per un paio d'ore. La prima volta che ho visto 2001 Odissea nello spazio, ne sono rimasta totalmente folgorata. Mi ha fatto riflettere sull'umanità, sul suo futuro e sul suo passato, da dove viene e dove andrà a finire. Gli effetti speciali erano strepitosi, era un film da prendere molto sul serio, non come un prodotto usa e getta. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. È un'esperienza cinematografica in cui perdersi. Spianò la strada a un modo completamente nuovo di guardare la realtà. Ho sempre amato i film che uniscono svariati punti di vista, quei film che, se rivisti una seconda volta, assumono un significato totalmente diverso. Ti catapulta in una dimensione spazio-temporale surreale e con me ci riesce talmente bene che mi ci perdo. Quando guardo Blade Runner mi immergo nel mondo dei sogni. Ogni fotogramma, ogni singola inquadratura sono ricchi di dettagli. C'è troppo da capire la prima volta che lo si guarda. Richiede almeno una seconda visione per potersi orientare nel mondo di quel film e individuare tutti gli elementi che hanno permesso la composizione di quell'incredibile progetto. Sono convinto che non esista un regista di Hollywood che possa negare l'influenza della saga di Guerre Stellari sulla mia generazione. La prima volta che vidi Guerre Stellari fu l'estate stessa in cui uscì. Andai al Coronet Theater di San Francisco. C'era una coda infinita che girava intorno all'edificio, una cosa mai vista. Quando entrai in sala, non sapevo che cosa aspettarmi. Sento questa musica pazzesca che accompagna il logo mentre vai indietro. Poi i titoli di testa che scorrono sullo schermo. Da lì sono rimasto ipnotizzato. E
E poi la scena in cui il cacciastellare sbuca dall'alto. Quello fu un momento memorabile. Lo guardai e lo riguardai e pensai che fosse la nave spaziale più bella che avessi mai visto. Il massimo fu quando Darth Vader fece il suo ingresso. La gente cominciò a fischiargli contro. Io ero piccolo, non capivo e mi chiesi che cosa stesse succedendo. Fu lì che mi resi conto che quel film aveva qualcosa in più degli altri. Apre una finestra di realtà all'interno della fantascienza. Mi fa pensare che quel mondo così perfettamente progettato possa esistere al di fuori della pellicola. Analizzando la storia del cinema, non credo che si possa trovare una pietra miliare culturale così dominante come il primo episodio di Guerre Stellari. Oggi, che non sono più soltanto uno spettatore, mi sento parte integrante di quella storia. Remember, the Force will be with you, always. Lo scenario è totalmente diverso da tutto ciò che si era visto. Ti fa quasi venir voglia di vivere con quei personaggi. Mi affascina molto e ho sempre desiderato farlo diventare un film di animazione. Walt, who goes there? Don't shoot! It's okay, friends. Do you know these life forms? Yes, they're Andy's toys. All right, everyone, you're clear to come up. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Oh, I'm so glad you're not a dinosaur! È il mio sogno da sempre, perché il mio grande amore sono i cartoni animati. Anche se quando ero adolescente non ero considerato fico, perché avrei dovuto pensare alle ragazze, alle macchine, allo sport o cose simili, io schizzavo a casa a guardare Bugs Bunny o qualunque altro cartone di Chuck Jones. Kill the Rabbit. I film che hanno maggiormente influenzato la mia carriera sono senza dubbio quelli di Walt Disney. Biancaneve. Pinocchio. Fantasia. In qualche modo Fantasia rappresenta... credo sia l'apogeo dell'animazione di quegli anni. L'altro giorno stavo riguardando l'estratto Una notte sul Monte Calvo, perché lo trovo meraviglioso. L'animazione del fuoco è spettacolare e animare il fuoco non è semplice. Mi chiedo come abbiano fatto a realizzarla. Con l'animazione si può fare pressoché tutto. La prima volta che vedi una tua creazione, un tuo disegno prendere vita, ne diventi subito dipendente perché è come una magia. Vedere muoversi una tua immagine è un'esperienza unica. Avevo 12-13 anni quando feci la mia prima animazione Super 8 e pensai... stavo per dire che era meglio del sesso, ma a quell'età non potevo saperlo. Diciamo solo che fu incredibile. Era il primo film d'animazione interamente realizzato a computer, ma le nostre priorità erano storia e personaggi. Walt Disney diceva: a ogni risata corrisponde una lacrima. Quello che ho sempre tenuto bene a mente in ogni film che ho realizzato è il cuore, perché credo che sia l'unico elemento che conquisti appieno e a lungo il pubblico, molto più di altri. Se un film ha cuore, ti rimane in testa, perché non dimenticherai mai che quel dato momento, quella data scena, ti hanno strappato una lacrima. Sono assolutamente convinta che l'animazione debba rientrare in qualunque lista delle opere culturali di rilievo. L'animazione è arte. Leggendo la lista dei film selezionati nel tempo per il registro, quello che rimane più impresso è l'incredibile diversità di generi che include. Non sono necessariamente film di Hollywood, sono opere che documentano la vita americana e il patrimonio americano. Qualche anno fa abbiamo inserito uno splendido prodotto. È un filmato amatoriale girato negli anni 30 dalla moglie di un medico di una città rurale del Minnesota. Questa donna non fece altro che andare in giro per la città a riprendere paesaggi, luoghi e persone. È stupendo, è come se i personaggi delle tele di Edward Hopper o di Charles Schiller avessero preso improvvisamente vita. Questo filmato è unico perché racchiude e ci mostra uno scorcio di vita americana di quegli anni. The
dà un senso di tristezza e di commozione. Ma è parte della nostra storia, di quella dei nostri antenati. È la storia di un popolo, la storia del nostro paese. Uno dei momenti più tragici e al contempo affascinanti della nostra storia è stato l'internamento di circa 120.000 giapponesi americani. D'un tratto, i cittadini americani di origine giapponese vennero guardati con terrore e sospetto, per il semplice fatto che assomigliavamo a coloro che avevano attaccato Pearl Harbor. L'isteria di massa invase il paese e il presidente Roosevelt ordinò che 120.000 persone fossero prelevate dalle proprie case nel giro di 3 giorni e portate in campi dedicati sparsi per tutta l'America. Ricordo perfettamente il giorno in cui 2 soldati americani con le baionette montate sui fucili vennero a bussare alla porta per deportare la mia famiglia. E ricordo le lacrime che scendevano dal viso di mia madre mentre ci allontanavamo da casa. Diventò normale iniziare la giornata di scuola in baracche rivestite di cartone catramato, giurando fedeltà alla bandiera americana. Vedevo il filo spinato e le torrette delle sentinelle dalla finestra della mia aula mentre recitavo a gola spiegata parole di libertà e giustizia. Ho una figlia di 9 anni e vorrei tanto che sapesse, che vedesse con i suoi occhi com'erano questi campi. Credo che un'esperienza storica così forte non la si possa capire appieno finché non la si vive in prima persona. Mio padre era Dave Masaru Tatsuno e fu responsabile del film Topaz, che documenta la vita in un campo di concentramento nella Seconda Guerra Mondiale. Quella è mia madre, che mi tiene in braccio in mezzo al deserto. Non intendeva essere un documentario. Mio padre voleva solo fare un filmato per la sua famiglia. Quello che poi è diventato un noto film documentario non è altro che il ritratto della vita in quei campi, delle lotte quotidiane che la gente affrontava. Dave ha immortalato un evento che l'America avrebbe voluto tenere nascosto. Questi filmati sono preziosi, perché sono la nostra storia, la storia della nostra famiglia e del nostro paese. Sono importanti, molto importanti. Il contributo del girato di Zapruder, quel filmato amatoriale che mostra l'assassinio di John Kennedy, rientra a pieno titolo nel patrimonio americano e prova, molto più di qualunque film di Hollywood, di dover far parte della cultura del nostro paese. Questa è storia vera ed è avvenuta sotto i nostri occhi. Io l'ho vissuta, è terribile, è veloce, è scioccante e soprattutto è inspiegabile, e l'unico modo per ricreare quello che è successo è mostrarlo. La maggior parte dei film è puro intrattenimento, mira a divertire, niente di più. Io credo che sia stato proprio questo a formare l'infelice detto comune che un film è soltanto un film. Credo che un esempio significativo, forse il più alto, di sintesi perfetta tra arte cinematografica e forte commerciabilità sia Il Padrino. A quell'epoca vivevo nel Queens e c'era un cinema locale, l'Arche O'Keefe, uno di quei vecchi magnifici teatri pomposi. Vidi lì Il Padrino per la prima volta, dalla balconata. È stato uno spettacolo incredibile, il suono era perfetto e gli attori strepitosi. Now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me godfather. Le interpretazioni degli attori, in particolar modo quella di Brando, sono riuscite a toccare profondamente lo spettatore. Quel film ha emozionato tutti. Il direttore della fotografia, Gordon Willis, uno dei più grandi direttori della fotografia di tutti i tempi, ha fatto un'operazione estremamente audace quando ha eseguito quegli scatti. Per impedire che si mettesse mano al suo lavoro, Gordon fotografò in modo tale che l'immagine non potesse essere stampata, diversamente da come era stata scattata. Poteva venire un colore sbagliato, volendo anche la pelle verde, ma le foto restavano scure.
I'm glad you came, Mike. I hope we can straighten everything out. I negativi originali del Padrino 1 e 2 non erano in buone condizioni. Non ci si potevano ricavare nuove copie e avevano bisogno di un restauro. I negativi erano ridotti male. E stiamo parlando del Padrino. Non so se mi spiego. Parliamo di un film che la gente considera, se non il più grande, uno dei più grandi. Furono fatte molte stampe dai negativi originali, forse più di quante se ne sarebbero dovute fare, perché i negativi si sono parecchio danneggiati. Più il film è noto, peggiori sono le condizioni dei negativi originali. È un amore che consuma. Soltanto negli ultimi 15 anni, probabilmente 20, le case cinematografiche hanno capito di avere in mano un gioiello. Prima di allora non si erano rese conto del tesoro che possedevano, ed era per questo che non erano viste di buon occhio. La bellezza di questo mestiere è che quando lavori su prodotti del genere e analizzi scena per scena, inquadratura per inquadratura, cominci a cogliere i dettagli e le sfumature. Ed è solo quando riassembli i pezzi del puzzle che l'amore verso quel film esplode. Noi non creiamo nulla. Quello che facciamo è prendere ciò che hanno creato altri e preservarlo, farlo tornare come era stato concepito. Il segreto è non cambiare nulla. Il fulcro di ogni film è la trama. E quello che ci racconta il Padrino, ancora oggi, ha un grosso impatto. Prima di leggere la lista, pensavo che fosse una lunga sequenza di film celebri come Casablanca. In realtà è così. Ma ci sono anche delle sorprese. Questo non lo conoscevo proprio. È una delle primissime dimostrazioni di film sonoro, con una papera che fa quacqua. Guardi Gus Visser e pensi, quale sarà il valore estetico? Difficile da individuare. L'importanza di quel filmato sta nel fatto che segna una svolta tecnologica decisiva nella storia del lungometraggio. È sacrosanto che faccia parte del National Film Registry, perché è un documento del primo sonoro e poi è folle. Mi sono sempre chiesta come abbia convinto la papera a fare qua qua. Quando vidi la lista dei film per la prima volta, fui sorpreso nel notare che includeva Mezzogiorno e mezzo di fuoco. Mezzogiorno e mezzo di fuoco fu proposto da un giornalista che aveva scritto molti articoli sul registro nazionale. Questo film ha un posto speciale nel mio cuore perché io vado pazzo per i western americani. Amo i cowboy e le loro storie, la loro poesia, adoro Roy Rogers e Balla coi lupi. Hey! Il mito del Far West rappresenta l'America, ma Mezzogiorno e mezzo di fuoco prende quel mito e lo stravolge completamente, così come rovescia il modo di fare cinema. È un film estremamente innovativo. Alla fine il comitato ha deciso di inserirlo nella lista. Quando ho visto quel titolo nella lista ho tirato un sospiro di sollievo. Significava che ho fatto bene a vederlo un milione di volte al college. Pensavo di aver tolto tempo allo studio. Invece ho arricchito la mia cultura cinematografica. Uno degli aspetti più importanti del mio ruolo all'interno del Comitato Nazionale è che ho la possibilità di tenere al centro delle nostre discussioni il contributo delle donne nella storia del cinema. Nella relazione dell'esame finale, il ragazzo seduto di fianco a me scrisse che voleva fare il regista. Quanto mi arrabbiai con lui. Ero infuriata perché aveva copiato dalla sottoscritta ogni esame e voleva girare dei film. Il cinema era il grande punto di arrivo, Hollywood era un sogno irrealizzabile, non poteva essere per chiunque. In quel momento mi sentii veramente arrabbiata perché era quello che volevo fare io.
Fuori di testa è uno dei miei film preferiti, non il mio preferito in assoluto, ma quando Sean Penn ordina la pizza in classe... Beh, credo che sia il momento migliore della storia del cinema americano. In pochi conoscono la portata del coinvolgimento delle donne agli albori della cultura cinematografica americana. La metà dei film muti è stata scritta da donne. Tutti i maggiori sceneggiatori erano donne. Gli sceneggiatori meglio pagati erano donne e molti grandi registi erano donne. L'industria cinematografica cresceva, stava diventando un mass medium. Si andava al cinema ogni giorno. C'erano grandi possibilità per noi donne a Hollywood. Lois Weber è una figura leggendaria nella storia del cinema americano, anche se è un nome conosciuto da pochissime persone. Si sentiva parlare maggiormente di D.W. Griffith o di Cecil B. DeMille. Intorno al 1910, Lois Weber venne menzionata spesso insieme a Griffith e DeMille come una delle tre menti più brillanti del cinema. Era la regista di punta della Universal e fu la più grande regista di film socialmente impegnati che trattavano i problemi chiave di quei tempi. Il suo film selezionato dal registro è Dove sono i miei figli? Tratta il tema del controllo delle nascite e dell'aborto. Fu uno dei film più proficui per la Universal quell'anno e girò il mondo. Ma la Universal non produsse soltanto film che affrontavano temi così difficili su questioni che si stavano cercando di combattere, ma anche prodotti più commerciali, grandi successi al botteghino. All'epoca dello studio system, dagli anni 30-40 in poi, iniziò a emergere il sessismo, fino a quando diventò impossibile per una donna dirigere un film. Quando frequentavo la scuola di specializzazione, la USC Cinema, io e qualche compagno di corso organizzammo una proiezione dal titolo Film di grandi registe. E qualcuno scrisse sulla locandina, non esistono registe. Quando lavori con le case cinematografiche, spesso ti danno una lista di registi precedentemente approvati e le donne sono sempre molto poche, per non dire le grandi assenti. Dorothy Arzner è l'unica regista ad aver lavorato all'epoca dello studio system negli anni 30 e 40 e direi che ha un traguardo non indifferente. Scherzava sempre dicendo che era un uomo. Infatti si vestiva come un uomo, usciva con gli uomini e si comportava come loro. Diceva che era riuscita a entrare nell'industria perché era diventata uno del gruppo e veniva trattata come tale. Insomma, era un regista. Dance Girl Dance è un film che sfida in maniera allegorica la rappresentazione hollywoodiana della donna. Parla di una ragazza che aspira ad essere una ballerina classica di alto livello. Questa donna diventa lo spunto comico in mezzo allo sfruttamento della figura femminile. E la scena madre del film è quando si ferma durante la performance in mezzo al palcoscenico. Poi torna dal pubblico, si rivolge agli uomini in sala e dice: I know you want me to tear my clothes off so you can look your 50 cents worth. 50 cents for the privilege of staring at a girl the way your wives won't let you. I'm sure they see through you just like we do. It's an extraordinary moment. È un momento straordinario, un momento in cui il pubblico viene interpellato e invitato a riflettere su quello che vediamo costantemente nei film, ossia l'orribile tendenza a trattare le donne come oggetti. La Weber e la Arzner erano donne molto diverse, che fecero film molto diversi, in contesti differenti. Ma credo che ciò che le accomuni sia che entrambe avevano un'idea precisa di come procedere, una lucidità che permise loro di perseverare. È importante avere delle registe perché le donne hanno una loro visione del mondo, della cultura, della gente e della vita. Noi donne abbiamo molto da dare al cinema, anche a livello registico. Non siamo tante, ma abbiamo una sensibilità complessa, spesso anche punti di vista diversi, un modo personale di vedere il mondo, di localizzare i personaggi, di posizionare la telecamera. Noi sperimentiamo, giochiamo con le immagini, ed è esattamente quello che ho fatto in Daughters of the Dust. A molti è piaciuto, altri invece mi hanno chiesto perché hai girato in quel modo, che hai combinato, ma soprattutto perché. Ho risposto a tutti che ho voluto raccontare la storia a modo mio. Mi hanno interpellata per inserire in lista Ritorno al futuro. 88 miles per...
Sono una grande fan. È uno dei miei film preferiti in assoluto. Ho consultato un bellissimo sito, bttf.com, creato da un signore di nome Steven Clark. Gli ho scritto che il responso del pubblico sarebbe stato un fattore chiave per l'inserimento di un film nel registro, per cui gli ho detto di scatenare i fan. La reazione è stata incredibile. Ogni giorno Steve Leggett, che lavora col film Registry, riceveva una quantità incredibile di email. Prima di quel giorno non c'era mai stata una spinta così forte da parte di esterni alla Biblioteca del Congresso per far entrare un film in lista. Ritorno al futuro è parte integrante della cultura americana. Il fatto che oggi si possa comprare un flusso canalizzatore su internet è emblematico dell'impatto di questo film. Sì, il mio contributo al National Film Registry, dunque. Ho suggerito un paio di titoli da inserire nella lista. Il primo che ho voluto proporre si chiama... Let's all go to the lobby, let's all go to the lobby, let's all go to the lobby to get ourselves... È stato prodotto dalla Filmac di Chicago. È uno stacco pubblicitario proiettato nell'intervallo che mira a farti andare allo snack bar del cinema. The sparkling drinks are just dandy, the chocolate bars and the candy, so let's all go to the pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa. Quando l'ho visto ho pensato che meritasse di entrare nel registro perché tutti lo conoscono, tutti l'hanno visto. È un esempio perfetto di pubblicità cinematografica, se così si può chiamare. Decisi di proporlo al National Registry e quello stesso anno fu scelto. Non ci potevo credere. Grazie, grazie. Quando ero giovane non facevo altro che pensare all'NBA. Niente è più potente di una storia vera. Perché ti dà la sensazione di non avere alcuna via di scampo, che invece hai quando guardi una storia inventata. Se diventa troppo cruenta, troppo triste o troppo commovente, basta pensare che è finta e riesci a guardarla in maniera totalmente distaccata. Se hai davanti a un buon documentario, credi a ciò che vedi, sei completamente coinvolto, non puoi fuggire. Mia madre mi faceva sia da mamma che da papà. Non voleva che frequentassi troppo il mio quartiere, per via delle gang. Ho sempre desiderato raccontare e finalmente un giorno mi è capitata l'occasione di narrare una grande storia. Una storia vera. Una storia che, attraverso questi due ragazzini, le loro famiglie e la loro vita, parlava del sogno americano, del razzismo e della povertà che pervadono il nostro paese. Sono argomenti di cui è giusto e doveroso discutere, di cui purtroppo non potremo smettere di parlare. Agli inizi della mia carriera sono stato molto influenzato dai lavori di Barbara Coppola, in particolare Harlan County. Il fascino del documentario sta nel fatto che racconta cose che succedono solo una volta e non accadranno di nuovo. Ricordo quando mi ritrovai a parlare con le vedove del disastro alla miniera di Farmington per Harlan County. Non si erano mai radunate tutte insieme per parlare di quello che significò aver perso i loro mariti. Fu la prima volta per loro. Si sedettero in cerchio e raccontarono dettagli molto personali sui loro uomini, sulla loro vita, su cosa volesse dire fare il minatore, lavorare in una delle industrie più pericolose del nostro paese. Un paio di donne scoppiarono a piangere, una scatenò tutta la rabbia che aveva dentro. Abitavo molto vicina dove avvenne l'esplosione, quasi attaccata. La polizia mi disse che dovevo andarmene da quella casa. E lo sapete perché? Non volevano che vedessi cosa succedeva in quelle luride, dannate miniere schifose. Bisogna saper comunicare. Si tratta di trovare un legame con quelle persone, di entrare nel loro mondo in punta di piedi. È importante saperle ascoltare, capire a fondo la loro esperienza, indagare su chi sono, che cosa sentono e che cosa hanno passato. Non c'è nulla di più difficile. Ma è l'unico modo per riuscire a farlo.
Se non abbiamo a cuore quei filmati, se non cerchiamo di preservarli, non avremo una storia. I film ci riconnettono col mondo e con la nostra esperienza di vita, in questo spazio e in questo tempo. La bellezza del registro è che contiene una molteplicità di generi ed è sempre più onnicomprensivo. Ci sono film indipendenti, sperimentali, di avanguardia, documentari, filmati amatoriali, include addirittura video formativi e industriali. The House in the Middle è un filmato tanto meraviglioso quanto bizzarro, creato nel 1953-54 da, vediamo se lo dico correttamente, il National Clean Up, Paint Up, Fix Up Committee, in collaborazione col Dipartimento della Difesa. Quel film dà un messaggio davvero strano. Three identical miniature frame houses, the house on the right, an eyesore. But you've seen these same conditions in your own hometown. This house is the product of years of neglect. It has not been painted regularly. The house in the middle, in good condition, with a clean, unlittered yard. E il messaggio è questo: se la tua casa è curata, pulita e il giardino è sgombro da schifezze varie, allora avrai maggiori possibilità di sopravvivere a un attacco nucleare. Propone un mix atipico di argomentazioni morali e comportamentali per sopravvivere a un attacco nucleare. Two houses are a total loss, but the well-kept and painted house in the middle still stands. Ovviamente è stato finanziato da qualche società di vernici con l'obiettivo di vendere tinte per pareti, facendo credere che salveranno da disastri di quel genere. Ammetterete che è un po' strano. The dingy house on the left, the dirty and littered house on the right, or the clean white house in the middle. It is your choice. The reward may be survival. Ogni film celebre, qualunque film noto al pubblico, racchiude alcune idee che aleggiavano in quell'epoca. Molto spesso le idee che propongono e che vengono in qualche modo rese accettabili sono bugie. La nascita di una nazione di Griffith è un film innovativo dal punto di vista del linguaggio cinematografico. Ha un grande significato estetico e storico, questo è fuori discussione. Quanto al contenuto, è discutibile perché il film suscitò non poche controversie a causa dei toni a favore del punto di vista del KKK sulle vicende del Sud. La nascita di una nazione ha legittimato l'industria cinematografica, perché è stato il primo film a essere proiettato nei cinema legali di Broadway. Per la prima volta la gente non solo si è resa conto della potenza del cinema, ma anche dei suoi pericoli. Sfortunatamente, tutte queste idee innovative furono usate per portare avanti il concetto di segregazione e di pregiudizio razziale. Incisero molto. Fu un film pericoloso e all'epoca causò non pochi danni alle persone quando uscì nelle sale. Era un film di propaganda, era agghiacciante, ma è importante riconoscerlo. Ignorare o negare l'esistenza di la nascita di una nazione significherebbe perdere un tassello di storia del cinema. So we'll find him in the end, I promise you. We'll find him. Just as sure as the turning of the earth. La generazione di persone che ha visto Sentieri selvaggi in giovane età non lo dimenticherà mai. In quattro parole, è la storia di un uomo, interpretato da John Wayne, che si trova a salvare una bambina che è stata rapita da una tribù indiana. C'è sempre questa musica minacciosa e la nube nera del ritratto della guerra all'interno del quale si muovono i personaggi. Quando ho visto Sentieri selvaggi, ero con un'indiana d'America e non sapevo dei contenuti razzisti, finché lei a un certo punto non uscì infuriata. Io la seguì e le chiesi: cosa succede? Lei mi domandò se mi fossi reso conto, e io: di cosa? Lo sto guardando ora. These are my people. Untamea, go! Go, Martin, please!
Lui la cercava per ucciderla. Non avrebbe mai dovuto vivere con loro perché sarebbe stato peggio della morte. Io lo trovo scioccante. Ethan, no, you don't! Stand aside! Ho sempre pensato che non avrei mai voluto che mia figlia lo vedesse. Ha contribuito a creare un'immagine del popolo indiano che esiste ancora oggi. The Exiles parla degli esuli, di un gruppo di nativi americani che abitavano a Los Angeles negli anni 50. A Los Angeles, non nel deserto o tra le montagne, non nell'ambiente che ci impone il cliché per intenderci, ma in uno scenario brutale. Un contesto urbano in cui cercano di sopravvivere. Questo documentario è un ritratto realistico della vita che conducevano gli indiani d'America. Alcuni si erano semplicemente trasferiti, altri invece avevano dovuto lasciare le riserve per arruolarsi nelle forze armate ed erano venuti a vivere in città, dove hanno conosciuto altri nativi. Ci mostra la loro vita quotidiana all'interno di una metropoli. Ci mostra il loro isolamento, rappresentato dalla ragazza, una giovane donna molto sola che desidera una vita migliore. I film sono un mezzo importante per ritrarre un popolo. Boys in the Hood, Strade Violente, è un documento del suo tempo, è una testimonianza dell'epoca. You have to think, young brother, about your future. Ha dato voce a chi non ne aveva. È un po' come se fosse il mio diario. Per me è stato catartico mostrare da dove sono venuto e le mie esperienze di vita. Un film è il riflesso dei momenti che viviamo, belli o brutti che siano. Mi sono occupato di spingere l'entrata di Nascita di una nazione nel registro. Quel film ha portato alla morte di molte persone di colore, incitando al linciaggio, alla promulgazione di leggi come la Jim Crow, alla segregazione razziale. Ma d'altro canto il film è molto potente, nel bene o nel male. Quando guardi un vecchio film, dà inizio a un dialogo. Un dialogo tra passato e presente, tra ciò che viene proiettato sullo schermo e lo spettatore. Ogni persona filtra l'osservazione con la propria storia e gli dà un suo valore. Considerate tutte le guerre che abbiamo affrontato negli anni, quelle vinte, come la Seconda Guerra Mondiale, o perse, come la guerra del Vietnam, o come quella recente in Iraq, o ancora in corso in Afghanistan, che non sappiamo come andrà a finire. Comunque ne esca una nazione, il risultato per il popolo che ha lottato è lo stesso, ed è importante che la gente lo capisca. I migliori anni della nostra vita parla di tre reduci di guerra che tornano a casa nella loro cittadina. Io mi sono arruolato nell'aviazione militare, ero bombardiere di un B-17. Non sono un eroe, ma ho fatto il mio lavoro. Rimasi molto colpito quando Dana Andrews, che interpretava il ruolo di un bombardiere, arriva in questa immensa distesa di B-17. Poi si avvicina a un velivolo e ci sale arrampicandosi. Mette in moto e a quel punto, da quel preciso istante, immagina un bombardamento. Il suono era meraviglioso. È una scena estremamente toccante per chiunque sia stato un bombardiere. Hey, you! What are you doing in that airplane? Per me lo è stata. I film mettono in ordine il caos della nostra vita. E vale anche per questo.
Sono l'ultima persona al mondo che pensavo potesse andare in guerra. Mi faceva una paura incredibile da giovane. Quando feci ritorno dal Vietnam, mi tolsi l'uniforme e cercai di lasciarmi tutto alle spalle. Chiusi un capitolo e ripresi in mano la mia vita. Credo di non aver parlato con un veterano né della mia esperienza in guerra per 8 o 9 anni. Per puro caso, entrai in contatto con un ragazzo che lavorava con i veterani. Lui mi invitò alla proiezione di Il Cacciatore. Mi colpì molto la tematica del film. Il fatto che questi ragazzi fossero spaventati e allo stesso tempo pieni di entusiasmo e di patriottismo sincero, autentico, e che avessero riscoperto loro stessi in questo mondo così caotico. Aveva un'aria familiare. È incredibile come certe esperienze ti restino dentro, malgrado si provi a cancellarle. È qualcosa che l'essere umano non dovrebbe provare. La totale perdita di controllo, la resa incondizionata alla vita. Alzi le mani perché non sai se sarai ancora al mondo tra un'ora, tra un giorno. È un dolore che non se ne va. È un bene che esistano film come Il Cacciatore, perché sono rappresentazioni oneste dell'emozione che ti lascia la guerra. E la gente deve saperlo. Non dovremmo andare in guerra a cuor leggero, perché il suo impatto sulla vita di un uomo è permanente. Come accadeva a molti, da piccolo i film mi rapivano, mi ipnotizzavano. Quando ero bambino non esistevano film belli o brutti, ma solo i film. Sono cresciuto in una famiglia molto povera e per me andare al cinema era un evento unico, un sogno che qualche volta mi potevo permettere. Era una finestra sul mondo. Mi distraeva dalla vita, una ventata d'aria fresca. Con 10 centesimi potevamo andare al cinema e stare tutto il giorno. Guardavo 2 o 3 film, Pathé News e Topolino. Mi sfogavo guardando film di ogni genere. E ne ho visti, li adoravo. E ne vedo ancora oggi. Mi piaceva lo stile di vita dei film degli anni 30 e 40. Desideravo avere quegli abiti luccicanti e speravo che Cary Grant mi invitasse a cena. Ci sono film che hanno un potere straordinario, da cui ti senti particolarmente coinvolta. Fare film è un'arte. Non è fare soldi, non è una questione di soldi. I film sono preziosi e li dobbiamo salvare. Fanno parte della nostra cultura, per questo dobbiamo preservarli. Il problema non è se custodirli, ma come poterlo fare al meglio. Il nostro compito è preservare le aspirazioni, gli ideali e i sogni di milioni di persone. Se tra 500 anni la gente vorrà sapere com'era la vita oggi, potrà vedere qualche film e soddisfare la sua curiosità. Attingerà al materiale che abbiamo creato e lo userà come una sorta di capsula del tempo. Le pellicole vengono restaurate perché durino nel tempo. Finché esisteranno i mezzi per vederli, questi film saranno fruibili. Il bello dei film è che non sono appannaggio di un'elite privilegiata, ma sono un patrimonio di tutti. Mi hanno chiesto perché preservate i film. Sapete cosa gli ho risposto? Scusa un po', perché conservi le foto di famiglia? Dobbiamo prendercene cura, perché dicono qualcosa di noi, raccontano chi siamo, a che punto siamo e cosa vogliamo che in futuro si pensi di noi. È il nostro album di famiglia.
È imprescindibile salvare la settima arte, la forma d'arte del XX secolo, il cinema. Potremmo non farlo. Looking at you, kid.